siamo qua, come tutti sapete, per ricordare un vostro illustre concittadino che si chiamava Novellantonio Novelli, ma da tutti noi conosciuto come Novello Novelli. Voi ovviamente venire a Poggibonsi a parlare di Novello è come scoprire l'acqua calda, però ci sono anche tante persone, tanti personaggi importanti del mondo dello spettacolo e dello sport che stasera sono venuti qua al Politeama per ricordarlo, soprattutto ricordarlo nella sua carriera artistica. Novello, che era nato a Poggibonsi il 2 marzo 1930, è vissuto fino allo scorso 10 gennaio 2018 e ha avuto la soddisfazione di morire nella sua Poggibonsi, era il suo sogno. Come tutte le commemorazioni di un cittadino illustre, ovviamente la parola spetta al primo cittadino e stasera è qua con noi il sindaco di Poggibonsi, Davide Bussali. Sì, grazie a chi ha pensato e voluto questa serata. Noi qualche tempo fa, insieme alla moglie e alla figlia, ne avevamo parlato, anche sollecitato da un po' di cittadini che avevano piacere di ricordare, insomma, la figura di Novello. Quindi fa piacere che ci siamo ritrovati qui, fa piacere che ci siano persone che con lui hanno lavorato, ma io, per una questione di età, ho un ricordo di Novello persona più che di Novello attore, perché è di Novello persona in quanto praticamente vicino di casa. Che io sono nato e sono stato per diversi anni a circa 50 metri dal portone di casa di Novello, insomma, della famiglia Novelli, e il ricordo che ho da bambino è dell'attore. Cioè, qualcuno, io non ricordo chi, probabilmente i genitori o la nonna, mi aveva detto che era un attore, quindi io lo vedevo passare, cioè avevo questa idea di questa persona, no, apparentemente sempre seria, no, che passava quasi quotidianamente. Poi io da piccolino non sapevo se era un attore comico, se era un attore, diciamo, che aveva fatto film di diversa natura, però c'avevo questa idea, anche questa idealità di questo personaggio famoso. Poi ecco, i film li ho conosciuti più tardi e, come tutti noi, insomma, mi sono fatto delle grosse risate riguardando i film in cui appunto lui ha recitato, quindi sono davvero contento. Poi stasera magari so che rivedremo alcuni, chiaramente non tutti, perché sarebbe non possibile in una serata, però ci gusteremo alcune delle scene che ci portiamo tutti dentro. Quindi di nuovo grazie e buona serata. Grazie a Davide Bussali, sindaco di Poggibonsi. E ora abbiamo anche un saluto del luogotenente Leo della stazione dei Carabinieri di Poggibonsi. Mi pare, se non ricordo male, che nei tanti personaggi che Novello ha interpretato ci fosse anche quello del Carabiniere. Non mi ricordo in quale film, ma... Sì, buonasera a tutti. Effettivamente sì, lui ha fatto un film, se non ricordo male, in cui ha interpretato appunto la nostra figura. Io, prima di salutare, volevo ringraziare la famiglia, la moglie, la figlia, che ci è stata molto vicina. Ricordo personalmente Novello, mi permetto, ecco, di avere questa confidenza con lui, perché non lo conoscevo. Si fermava, ricordo che quando passava tutti i pomeriggi col cane si fermava sempre, ci suonava sempre alla caserma. Gli faceva piacere salutare, e quindi noi lo facevamo entrare, quindi ecco, abbiamo avuto piacere di parlare direttamente con lui. Grazie al luogotenente Leo della stazione dei Carabinieri di Poggibonsi. E ora è il momento di far salire sul palco Silvana e Grazia Novelli. È una soddisfazione per noi, spero anche per lui, insomma, penso che sia qui, che lo veda e si goda la serata. Beh, allora cerchiamo anche di farlo stare allegro, di farlo, poi sì, ci penseranno i colleghi comici, perché... Una serata allegra, una serata
Magari ognuno di loro potrebbe regalare stasera una pillola di comicità a Novello, e se lui ci sta vedendo, chissà, stasera dirà: vabbè, ho risparmiato anche il biglietto e mi vedo lo spettacolo. Bene, grazie. Se non vuole dei ringraziamenti, intanto a Marco D'Affra, che è stato promotore di questa serata. Sì, ringraziamenti a Marco D'Affra, regista e uno dei promotori della serata. Al Teatro Politeama. Il teatro che ci ospita, la Fondazione Elsa, che si è data da fare. Ringraziamo il direttore moltissimo. Anche David Taddei. David Taddei, sì, Luca Losi, che ci hanno dato tutto una grande stato. Mano, Elisa certo. Tozzetti. E beh, il sindaco ovviamente in primis ha promosso questa serata, e poi tutti gli artisti, gli sportivi, le persone care, anche amici semplicemente, che sono qui stasera. Fabrizio, che si presta sempre con il consueto garbo e professionalità a condurre la serata. Io mi ero fatto il foglietto perché Giglio io Amico, ringraziamo Giglio Amico, perché ricordiamolo, anzi ricordatelo Amico, voi, poi lo farà il presidente Alberto Panizza, che la somma raccolta stasera poi sarà destinata a Giglio Amico, e Alberto ci dirà magari se su un progetto specifico oppure... Vabbè. Grazie, ha ringraziato tutti quasi personalmente o così. Io invece sono un ringraziamento solo. Allora, un abbraccio dalla prima fila all'ultima fila a tutti questi intervenuti, un abbraccio forte, forte di cuore, perché sono tutti venuti per ricordare Novello. Allora, abbiamo detto poc'anzi che l'incasso della serata sarà devoluto a Giglio Amico, un'associazione di solidarietà alla quale Novello era molto legato. Vorrei che salisse sul palco il presidente Alberto Panizza e chiamerà uno ad uno i campioni che hanno dato vita tanti anni fa a questa associazione, che ha raccolto tantissimi soldi nel corso degli anni e li ha destinati sempre a chi ha avuto meno fortuna nella vita. Allora, chiamali, sono venuti con te, c'è Claudio Desolati, Piero Vannucci, direi, prima campione di tutto, della Ruini. Gianni De Magistris. È arrivato Gianni? Perché sì, io non l'avevo... sì. Ah, allora, un campionissimo, ora partiamo con un campionissimo, tanti campioni, 5 Olimpiadi, credo sia un record assoluto, difficilmente poi vorrei chiamare Mario Mazzoni. Mario Mazzoni, che è stato... l'allenatore che ha vinto la Coppa Italia battendo il Milan a Roma, ma è stato soprattutto stasera l'allenatore del Poggi Bonzi. Piero e Vannucci, quindi per lui è un ritorno, campione della pallavolo. Riccardo Tempestini, Claudio Desolati. Buonasera, grandissimo. Non ti avevo visto arrivare, per cui nella penombra ho detto prima di chiamarlo. Sento. Se tu mi... l'elenco ce l'hai detto. L'elenco ce l'ho io. Poi c'è Roberto Vinciguerra del Museo della Fiorentina. E non lo so, che Claudio Desolati. No, niente, Riccardo Tempestini. Siamo a posto. Va bene, io non so se Gianni ha qualche ricordo dell'amicizia con Novello. Qualche serata, ne avete fatte tante di beneficenza. Intanto buonasera a tutti e un grande abbraccio alla carissima Silvana e alla figlia Grazia. Novello è stato importantissimo in tante circostanze, gli ho sempre voluto bene, perché non si poteva non volerli bene. Sono stato con lui uno dei fondatori dei Maledetti Toscani, insieme a lui e a Franco Ligas. Abbiamo fatto tante partite ed è stato sempre un divertimento unico. E per noi è un onore stasera avere un campionissimo di tutti i tempi e di tutti gli sport, perché 5 Olimpiadi difficilmente sono ripetibili. La partecipazione ce lo confermerà anche Piero Vannucci dall'alto dei suoi due metri. Io ho conosciuto Novelli prima di Giglio Amico, quando ero direttore della Mostra dell'Artigianato, e venivano con Silvana, che vedo sta annuendo, a trovare un'amica, e poi è diventata anche un'amica oltre che essere allora una cliente, che è Donella Zanobone, che è in sala stasera. Certo, sì, sì, sì. Una grandissima artista artigiana qui di Certaldo. E quindi avevano un po' di soggezione, nonostante io avessi la mia autorevolezza e autorità, ero direttore della mostra, però sono Novelli, era un personaggio, cinema. E delle volte aspettavamo fuori del padiglione della mostra, lui fumava, e poi mi sembrava lo spettacolo, io gli parlavo dell'artigianato e lui diceva sì, no. Sì, mi faceva ridere, pur essendo serissimo come era nel film, e quindi mi è rimasta questa impressione da essere umano, quindi non faceva il comico. Era serio e faceva ridere, e quindi forse questa era la sua forza. Bene, Riccardo Tempestini, prima giocatore e poi mister della pallanuoto, che ricordo hai di Novello? Come vi siete incrociati?
Ora dico anche il ricordo, volevo ringraziare la signora Silvana perché prima mi ha accolto con un affettuosissimo saluto che io sinceramente non pensavo nemmeno di meritare, perché non è che le frequentazioni con la famiglia per me siano state così numerose. Il ricordo è un ricordo molto simpatico di un viaggio di ritorno con Saverio Guzzo da un ritiro della Fiorentina sulle Dolomiti. Eravamo là, io non ricordo esattamente nemmeno il motivo per cui ero là, però mi ricordo questo viaggio di ritorno con Novello fino a Firenze, e lui che era interessatissimo, e per me questa è anche un po' una sorpresa, è stata un po' una sorpresa, perché era veramente interessato a tutto quello che riguardava il nostro mondo, il mondo della pallanuoto, che non è un mondo fra i più blasonati, fra i più riconosciuti, però lui aveva questa sincera curiosità di sapere tutti i particolari, e questa è una cosa che mi è rimasta molto impressa. Claudio Desolati, campione della Fiorentina. Io di Novello posso ricordare un aneddoto molto, molto simpatico. La partita a Prato, una partita in beneficenza, dove lui giocava sulla ala destra, mentre ogni tanto avevo la palla, invece dalla lui davo sempre a qualcun altro. A un certo punto mi viene accanto e fa: Claudio, ma ci sono anch'io. E dico: guarda, Novello, siamo gli 11. A un certo punto mi viene accanto, si digira e mi fa: sì, ma faccio parte anch'io degli 11. Grazie a Claudio Desolati. Mario Mazzoni. Buonasera, io invece ho poco da dire. Dico solo che è toscano, per me quando uno è toscano è mio amico. E poi era di Poggibonsi, e tu a Poggibonsi. In più io ho allenato i Poggibonsi, dura è stata, però ce l'ho fatta. Allora, ricordiamo che una Coppa Italia della Fiorentina, ora ci sembra, quando si vincevano 3, 4, 5 Coppa Italia ci sembrava di poterle vincere, ora si è capito che anche vincere la Coppa Italia è un'impresa titanica, quindi diciamo grazie a questo signore che ha dato del suo... C'eravamo, anche lui. Roberto, dici un po', queste Coppa Italia prima si vincevano ogni 2-3 anni? Allora, no, sì, non siamo per parlare della Fiorentina, ma vorrei portare un contributo che forse tu stasera, buonasera a tutti e grazie per l'invito, hai parlato della Gladiator, perché Novello ha giocato anche sì, nella... Sì, ecco, dico. Probabilmente, secondo dei miei studi, dovrebbe aver giocato a Napoli... 48-49... 40... guarda, 55-56, perché sì, è la stagione che mi manca. Allora, per lo spettacolo però ci sono, per esempio c'è Piero Torricelli che io ho visto arrivare. Piero, ci sei? Io sei... Eccolo qua, allora vieni velocemente, perché i tempi poi si dilatano, perché tutti abbiamo voglia di parlare tanto di Novello, di ricordare. Va bene, allora intanto prenditi un microfono. Grazie, buonasera a tutti. Aneddoto? Allora, l'aneddoto, io ho conosciuto Novello nel 2000 grazie a un amico in comune che me l'ha portato in un cortometraggio che ho fatto io, che è Luciano Casaredi, che è qua presente. Lui è arrivato a Figline a giugno, era un caldo, si moriva, mi ha detto: io mi sono messo calzoni di flanella, che vanno bene? Ho detto: benissimo, perché doveva fare un invitato al matrimonio, però questo suo modo di parlare così genuino era il suo modo di parlare e era il suo personaggio così genuino. Daniele Cecchini c'è, perché l'ho visto arrivare, e c'è, e quindi deve venire qua velocemente. No, buonasera intanto, buonasera, ben trovati. Sono contento di essere qui. Novello per me è stata una figura che mi è sempre piaciuta. Sono cresciuto a Prato, dietro il campanile di Narnali della chiesa, o tu sposti la chiesa o tu vinci il Toto Calcio o tu va a Machu Picchu, dove si ritrovavano con Nuti. Io ho fatto un percorso più da animatore divertente, da villaggi Valtour, club vacanze, però nel 2000 è capitato di essere nella stessa fiction che facemmo su Rete 4, Questa casa non è un albergo. Daniele Vannini di Master One, a te il microfono. Allora, buonasera a tutti. Ricordo di Novello. Chi sono io? Beh, allora, io ero il disc jockey del Maracanã di Firenze, facevo le serate in giro per l'Italia, e nel 93 sono entrato nella famiglia di Novello Novelli. Io non posso dire di essere il personal manager, non posso dire di essere la guardia del corpo, l'amico, l'autista, non posso dire, sono stato tutto, perché comunque Grazia la chiamo sorella. Silvana
è la mia famiglia, come adesso Ilva, come adesso sia Pacco, come adesso, beh, insomma, quello che praticamente è stata la nostra vita, insomma, perché dal 93 io sono sempre stato accanto a Novello. Bene, andiamo avanti. Allora, abbiamo parlato di Antonio Petrocelli. Vorrei cercare di collocare quello che ha fatto Novello nel cinema italiano. Che segno ha lasciato? Se noi consideriamo la comicità toscana, a me viene in mente Montagnani, no? Una comicità attorale, viene in mente Paolo Poli, una comicità sublime, molto alta, Benigni e Monni, comicità sublime sempre ma bassa, una comicità isterica, quella di Messeri, la comicità sentimentale di Francesco. Ecco, Novello c'ha un posto suo. Credo che non ci sia stata una riflessione sul segno che lui ha lasciato. Allora, Zitto e Mosca, vero manifesto della comicità, della giovane comicità toscana all'epoca, ovviamente tutti sulla scia di Benigni, di Nuti e degli apripista di questa nuova corrente comica toscana. Graziano Salvadori. L'ho conosciuto nell'89, ero a fare una serata qui a Poggi Bonzi, c'era anche Silvana, io facevo cabaret, cretino, come al solito. E ho visto Novello, mi si è avvicinato, ho visto Novello e ho detto addio, ci siamo, ora bene, qui mi dà due manate, perché stava così, con la sua faccia, tutto. Poi finì la serata e disse, che lo sai sono io? Dissi sì. Io tra l'altro all'epoca dissi alla mia fidanzata che poi diventò moglie, dissi guarda c'è Novello, Novelli, e dice, dove l'attimo? Fai finta di nulla te, dice, ho finta di nulla, se ce l'ho davanti, dice, fa finta di nulla. E che poi lei finì la serata, lui venne e dice, sai che sono io, sì, che vuoi lavorare con me? Dice, sì. E si iniziò a lavorare. Novello è stato, poi a questo film mi ricordo era fare una serata, lui venne, era ospite, e c'era qualcuno che brontolava, perché ho sempre avuto capelli lunghi, diceva, ma tagliati anche dal pubblico, qualcuno, tagliati i capelli. E lui fece, no, ha detto i benvenuti, digli a Pennellone, non si tagli i capelli, c'è da fare un film, che era questo. E ora vorrei che salisse sul palco una regina del nostro teatro, la signora Gianna Giachetti. Dunque, e a me tocca la parte più infelice, perché io di tutte queste battute divertenti non so nulla. Purtroppo ho lavorato poco, ho fatto 3 film con lui, però mi sento di dire che ho incontrato un uomo molto buono. Che aveva un occhio intelligente per capire i talenti e non si è mai sbagliato, e quando li capiva, li amava e li tutelava. Quindi io, questo ricordo umano bellissimo. E poi avete detto tante cose molto simpatiche sul suo talento. Era un attore vero. Allora, la mia squadra del cuore aveva fra i protagonisti Lucianone e Casaredi, che avevo chiamato prima, e ovviamente deve venire ora perché era uno dei coprotagonisti insieme a Novello del film di Beppe Ferlito e Domenico Costanzo, vero? Era regia, te lo ricordi, perché anche te qualche colpo? No. Ancora, insomma, però qualche colpo piano piano. Infatti faremo ora prossimamente un film sull'Alzheimer, non so se lo sai. Con te protagonista principale. Con Domenico Costanzo, me ne dicevo. Che ti devo dire, ero più giovane però, sì, della squadra del cuore. Un film bellissimo, si parlava della Fiorentina, fu una bella esperienza. E poi, insomma, era il fallimento della Fiorentina con la rinascita poi di Conde la Valle. Fu una cosa bellissima. Che ti devo dire io di Novello? Io cominciai un po', è stato già detto tanto, è detto tutto. Cominciai un po' a fare un po' la comparsa e poi da lì. Magari, però ricorda chi ti ha lanciato. Mi ha lanciato te, sì, oh, ho questa responsabilità grossa, non è che sia un merito. Anzi, voglio salutare la Silvana, voglio dire, e ti dicevo, quando ci trovavo magari, io facevo magari una comparsata all'inizio, trovavo Novello, e con Novello feci subito un po' amicizia.
cioè c'era questo film che lui gli diceva: ma te, scusa, ma perché non tu fai l'attore con questa faccia, con questo faccione, con questo naso, con questo naso, si fa, ti fa anche tantarigherio, tu sei un caratterista, perché, ecco, sinceramente da lì cominciò e ho fatto tante cose con lui. Grazie. Speriamo. A tutti, grazie. Grazie a Lucerone. Allora, come ci ha ricordato Antonio Petrocelli, un comico anomalo, l'avrei voluto dire io quella di Buster Keaton, perché questa somiglianza, questo esprimere anche grandi sofferenze o grandi gioie e mantenerle sempre in una smorfia non è facilissimo. E due comici come Jerry e Jelly sanno benissimo quanto sia difficile l'arte di far ridere e spesso ci si sbraccia, si fanno le smorfie, si fanno tante cose per cercare un applauso, che Novello invece riusciva a ottenere con... Eccolo qua. A lui gli riusciva in un modo talmente semplice. Io Novello l'ho conosciuto qui a Poggibonsi. Questo me l'avevi detto. A Poggibonsi, perché lui Novello lo sapevi, no? Era un grande sportivo, a parte gli piaceva il calcio, ma sì. Lui era un grande podista. Ma Novello? Io e Novello abbiamo fatto delle gare più belle. Silvana, questo lo sapevo. E domanda a Silvana, è vero. Io e Novello venivamo qua a Poggibonsi, gara podistica. Ci squalificavano sempre. E perché? Perché noi eravamo secchi, però sotto sotto eravamo messi bene. Infatti c'erano ragazzi con tre gambe e si corre. Ma per piacere, no Fabrizio, scusa, non è vero niente, non è vero. Eravamo così, poi mi ricordo quel giorno che sono venuto qui a Poggibonsi, ho incontrato, perché qui c'è la gente toscana, giusta? Poggibonsi è un bel paese, una bella città, si sta bene. Appena sono arrivato la prima volta ho visto una signora bella, aiutami a dire bella. 87 anni, ma bella, c'aveva una gallina sotto il braccio. Gli ho detto: bella, me la darebbe per 10 euro. E lei? Sì, è la gallina che me la regge. Vabbè, basta, sì, grazie. No, a parte... Guarda, Poggibonsi sono così. Sì, a Poggibonsi sono così, dai, no. Io vorrei ricordare l'aneddoto, Fabrizio, come ho conosciuto Novello. A me Novello me l'ha presentato Pennellone, eccolo là, Graziano Salvadori. Erano gli anni 92 e stava per venire fuori il karaoke, mi ricordo, e io avevo l'impianto karaoke e lui mi portò a fare le prime serate. Non era ancora partito Fiorello. Per cui quando partì Fiorello a me mi fece boom. E lui mi disse: ti vuol conoscere Novello Novelli, che ha messo un'agenzia a Siena. È vero, Graziano? E allora venne incontrata Porta Raimonda a Fucecchio. Io me la feci addosso quella sera lì, perché un personaggio così grande non l'avevo mai visto, mai conosciuto. E mi disse: Novello, se tu vuoi venire, io fai il cabaret e tempo prima e poi dopo tu fanta alla gente. E si fece Silvana un sacco di serate, conobbi anche te in quegli anni lì. Questo era l'ultimo film del 2014 girato da Novello Novelli prima appunto della malattia e dell'allontanamento dai set. Gianni, sei pronto? Hai scaldato motori? Questa serata ora è nelle tue mani, la devi concludere da par tuo con un omaggio comico, perché questo avrebbe voluto stasera Novello fosse stato qua in prima fila. Mentre tu salivi lentamente questa scala. Buonasera a tutti quanti, grazie. Non molti sanno che io ho conosciuto Novello tantissimi anni fa, quando cantavo e suonavo con i Magnifici. Qui al Giardino d'Estate, addirittura prima al PG, qui accanto. Social Bar. Veniva lì a sentirmi cantare e suonare, poi dopo un po' di tempo io smisi di cantare e suonare, cominciai per caso, per combinazione, a fare quello che ora chiamano cabaret, ma non si sapeva neanche che cos'era. Non sapevo cosa facevo io allora. E a Novello piacque questa cosa, mi disse: vieni con me a fare qualche cosa. Già mi aveva dato delle serate come cantante e basta, perché avevo smesso di suonare, ho suonato pochissimo io. E mi portò a fare delle serate fuori dalla Toscana, al posto dei fratelli Santo Anastaso.
Maria e Pippo, se avevano degli impegni cinematografici, non potevano fare le serate. Allora io li sostituivo, ti ricordi quanto siamo andati in giro, dicendo che buonasera, scusate, i fratelli Sant'Anastasio stasera non possono fare lo spettacolo. Se volete la restituzione del biglietto, siete pregati di andare all'ingresso. Se però mi concedete 5 minuti, ecco, in quei 5 minuti non si è mai alzato nessuno, non abbiamo mai perso una serata. E ora, come d'accordo con il regista Marco D'Affra, leggiamo velocemente, leggo velocemente i titoli dei film, non sono tantissimi ma nemmeno pochi, perché ci ricorderanno tante sue interpretazioni. Partiamo dal 1981 con Ad Ovest di Paperino, Madonna che silenzio c'è stasera, Io chiaro e l'oscuro, Son contento, Casablanca, Casablanca, Tutta colpa del paradiso, Stregati, Noi uomini duri, Maramao, Caruso Pascoschi di Padre Polacco, Piccole stelle, Delitti e profumi, Cuore in gola, Musica per vecchi animali, Willy signore vengo da lontano, Benvenuti in casa Gori, Zitti e Mosca, Lullo Drom, Amami, Bonus Malus, Caino e Caino, Un commissario a Roma, Miracolo Italiano, Occhio Pinocchio, Cari fottutissimi amici, L'ombra della sera, Noce di cocco, Albergo Roma, Ritorno a casa Gori, L'inaffidabile, Il signor 15 palle, I volontari e poi ancora Io amo Andrea, questa casa non è un albergo, Giornalisti, Un altro anno e poi cresco, non ho l'età 2, Valeria medico legale, Ma il portiere non c'è mai, Don Matteo, La mia vita a stelle strisce, La mia squadra del cuore, I Cesaroni, Cencincina, Ridere fino a volare, Una vita in gioco sarebbe stato facile, Uscio e bottega di Marco D'Affra. Un applauso a queste numerose e qualificate interpretazioni di novelle. E ora a iniziare da Marco D'Affra, che si merita ovviamente un doppio applauso, perché non solo ha diretto novella il suo ultimo film, ma ha da par suo costruito questa serata che volge all'epilogo. E poi tutti i campioni dello sport, gli attori, Luciano, Gianna Giachetti, Graziano, Gianni, Piero, Gerry e Gelli, dai, venite tutti qua per una foto finale tutti insieme. Allora, grazie a tutti di essere venuti. Ci tengo a dire che è Daniele Sacchi che ha fatto il montaggio del video, ringraziamo calorosamente. Io ho dato una mano, ho rotto le scatole più che altro perché tutti facessero quello che era stato deciso di fare. Bene, grazie a tutti per la partecipazione, grazie a Silvana e grazie a Marco D'Affra che ci hanno voluto regalare questa serata. Arrivederci a tutti, ciao.